No, devo andare all'asilo, caspita! Ah no, cosa dico? Oggi è vacanza, sir, a casa finalmente! Oh, bene. Allora, oggi penserò proprio cosa fare. Magari vado a vedere cosa sta facendo Anna. Posso giocare insieme? Anna? Anna, dove sei? Ah, è vero, è andata da Pia, ha dormito là stanotte, è vero, ok, va bene. Allora vado da Emma, vediamo. Emma? Emma? No, Emma non può aver dormito da qualcuno. Emma? Mamma, papà? Non c'è nessuno? Mi hanno dimenticato qua! Ah no, forse sono tutti giù a prepararmi la colazione, che dolcini! Sono arrivato! Sono pronto per la colazione, ho famissima, mamma! Beh, la tavola non è neanche apparecchiata. E dove sono tutti? I piatti sono pronti, però. Julian, sto mettendo il pane a cuocere, a scaldare. Dopo, tra un po', sarò pronto. Oh, ok, mamma, mi stavo preoccupando, ma dov'è papà e Emma? Sono là, sul divano, a guardare la TV. Ah, ok, va bene, non vi trovavo più. Ah, eccoli. Emma, cosa state facendo? Guardiamo la mia serie preferita. Ah, ok. Ma che noia però, a me non piace. Cosa posso fare? Andrò di sopra a vedere se mi viene qualche ispirazione. Allora, potrei fare, vediamo. Ma giocare a nascondino da solo, no. Potrei disegnare. Sì, potrei disegnare. Allora, disegno me stesso. Prima la testa. Ok. Poi devo fare il collo e le braccia. Wow, che artista che sono! Poi devo fare la pancia. Bene, sembra proprio realistico. E poi devo fare le mie gambe. Wow, ma quanto sono bello e bravo! Che artista! Beh, ora me lo firmo perché così tutti sapranno che questa bellezza sono io, modestamente. Oh, che fatica però disegnare! Mamma mia, mi sono impegnato tantissimo! Ah, oh, ho bisogno di qualcosa di rilassante. Cosa potrei fare? Oh sì, potrei pitturarmi tutto! Fantastico, farmi dei tatuaggi! Oh no, che grande idea, Julian! Sei un piccolo genio, io l'ho sempre detto, insomma. Però ho bisogno. Non posso mica pitturarmi sui vestiti. Vado a mettermi i miei pantaloncini. Oh, adesso sì che si ragiona! Forza, iniziamo, ragazzi! Julian il tatuatore è qua! Iniziamo dalle mie gambe, facciamo un po' qualcosina così. Wow, sembra una tigre, mezza tigre è pronta e ora passiamo alla mia pancia. Vediamo. No, prima le mie zampe. Wow, ragazzi, una pantera! Bellissimo. Ora cosa posso fare alla mia pancia? Ah, ma certo! Come non venirmi in mente? Ovvio, no? I miei due animali preferiti, un serpente e una chiocciola. E poi, per non farmi mancare nulla, ovviamente sul mio braccio, questo coltellaccio davvero pirata. Io sono un pirata dei Caraibi. Ah, sì, mi piace questa cosa. Ma ora manca la mia faccia. Dovrei avere uno specchio, però. Ok, ora ci sono. Sono prontissimo. Ta-da! Sono il pirata più cattivo della storia, un pirata mezzo tigre e con sfregiato sul petto i miei animali preferiti. Julian è pronto, vieni! Ah, eccoli, rimarranno stupiti dalla mia trasformazione. Mamma, papà, sono qui! Ah, Julian! Julian, gli mettete!